Allora, siamo al Pistoia Non Solo Comics, in cosplay di Mob Psycho 100, Shigeo e Reiko. Adesso vi facciamo vedere. Vediamo. Qui ci sono i banchini con, penso, degli autori. Forse autoprodotte, credo. Sì. Ok. Non mi pare di vedere nessuno, insomma, di abbastanza rinomato, famoso. Sì, o magari non siamo noi che non conosciamo, però sì, sono più che altro piccole produzioni. Sì, qui c'è particolarità che c'è il cosplayer di Bud Spencer e Terence Hill. Perché qua c'è il saloon. Sì, per mangiare i fagioli, sì. Lo chiamavano Trinità. E qua c'è il videogame. Sì, qui c'è il videogame. Eccolo qua. Qua abbiamo stand di figure. Che pupazzo. Qui c'è i videogiochi. Ma ritorniamo col torneo. Sì, di Dragon Ball. Sì, il nuovo gioco di Dragon Ball. Andiamo fai passare, eh? Uno stand di che vende lenti, magliette, cibo, con tanto di dorayaki. Quindi era diventato tipo un prodotto. Tre figure, retro game, la postazione con tutto il retro game, con le varie console tra, insomma, scusa, tra Xbox, Dreamcast, PlayStation. C'era anche il Game Boy enorme. Sì, questa è la chicca della prima fiera, è bellissimo. Il Game Boy con Super Mario Land. C'è il Game Boy. Fantastico. Poi dobbiamo ancora provare il mega pedone del Nintendino con Super Mario. Abbiamo altri stand, sì, altri mini cabinati, più piccoli. Là c'è il palco, c'è uno stand di bucori che era anche a Vicenza Comics. Sì, qui c'è altro stand di cibo. Qui ci sono i quadri, sì, le stampe di varie serie, manga, insomma. Qui ci sono le collanine. Sì, là c'è lo stand Brigato Taku che non mi è permesso riprendere perché c'è il presidente che non vuole essere ripreso. E quindi sì, no, ci fa sempre una testa così e quindi non lo riprendo. Ok. Per legge. Mi sa che hanno riconosciuto la cosa di JoJo. La cover di JoJo del mio cellulare. Non mi ripeto se altri. Ah, qua ci sono altri. Sì. Stand di cibo. Abbiamo il famoso stand di Comics. Ah, che pubblicizzi sempre. Giusto. Facciamo vedere. Saluta, bravo. Bene, abbiamo fatto vedere anche lo stand di Comics. Ci sono svariati video dove dici che compri da lui manga. Sì, esatto. Una menzione era più che doverosa. Ottimo. Andiamo a vedere anche di qua. Qua entriamo nella zona dei giochi da tavolo. Sì. Ma non ci sono, ok. Qui ci sono anche costumi medievali. Sì, quei costumi qui, ok.
uno stand della Vodafone. Sì, uno stand della Vodafone. Adesso io direi di andare all'altro padiglione qui accanto, vi ci portiamo e andiamo a vedere, perché c'è l'area delle foto e l'area dei Lego. Sì, praticamente. Cioè, l'area con Ritorno al Futuro. È un piccolo stand dedicato a Ritorno al Futuro. Vabbè, tanto adesso sì, lo vediamo. Dedicato a vari film. Vado io. Vai, no, vieni, ma c'è. Ho preferito scegliere. No, andiamo. Possiamo andare direttamente. Tanto, 3 secondi. Sì, tanto. Ah, è vero, possiamo anche passare di qua. Ci siamo ricordati che c'è una scorciatoia. Definitiva. Sì, praticamente. Eccoci qua. Un altro padiglione con giochi per bambini, cibo. Immancabile. Sì, ovunque. Sono dedicato ai Lego. Sì. Star Wars. Quindi sono facciamo vedere posizione di vari Lego di Star Wars montati con il Marvel. C'è una piccola morterina. No, fatti veramente bene. Okay. Poi, il Lego, laggiù ci sono dei modellini di Barbie. Sì, che volendo c'è per provare. Messo proprio una mini piscina, sì. No, certo. Sì. Qui c'è altri Lego, qua più per bambini piccoli. Sì, negozio alla fine di giocattoli. C'è lo stand dei Ghostbusters, andiamo a vedere. Cattura Slimer, la trappola, la targa Ecto 1, Ecto 1. Vendere i Ghostbusters, c'è la macchina Ritorno al Futuro, la DeLorean, dovrebbe macchinare con anche il monopattino volante, fantastico, le scarpe, il flusso catalizzatore, canalizzatore, sì. Stand di Ritorno al Futuro, stand di modellini con le mini 4WD, sì. Tanta roba, veramente. Poi possiamo, sì, c'è lo stand del Jagoon, sì, con tanto di modellini di Gundam esposti, inquadro tutto, vediamo, passati di Gundam e con le riviste Japanese New Type e i modellini. Dai. E qua c'è la sezione per fare foto. Sì, la sezione per farsi le foto. Qui c'è anche la pista. Le mini 4 punti. Vabbè, bellissimo. Roba. Io direi che adesso della fiera finisce qui, perché praticamente la fiera è tutta qui, comunque ci vediamo al video impressioni tra poco e eventualmente anche gli acquisti. Sì. A tra poco, ciao. Allora, eccoci tornati col video delle impressioni finali su questa fiera Pistoia, non solo comics, giunta alla terza edizione. Io non sono stato presente alla seconda, però ero presente alla prima. Allora, rispetto alla prima edizione l'ho trovata sicuramente molto migliorata, nel senso che come prezzo del biglietto era per i non cosplayer un po' più altino, però per i cosplayer 5 euro, quindi ci può sicuramente stare. La fiera è aumentata di un padiglione, cioè oltre a essere il padiglione con gli stand, cibo, videogiochi, figure e altro, c'è anche accanto lo stand con tipo Lego, modellini o che cosa, l'area per il photoset, per i cosplayer, quindi sicuramente mi ha fatto una buonissima impressione
da questo punto di vista. Altro punto di forza di questa fiera è che è praticamente attaccata alla stazione di Pistoia, 100 metri uscendo sulla sinistra della stazione di Pistoia, quindi è facilmente raggiungibile con i mezzi, con i trasporti, in particolar modo appunto il treno, ma anche chi viene, chi va in macchina è vicino all'uscita dell'autostrada, quindi bene o male anche in macchina ci si arriva abbastanza velocemente. Altri punti di forza della fiera, vabbè, come vi ho detto, una grande area dedicata al retro gaming con cabinati, postazioni di gioco gratuite, tornei di videogames di next gen, di Tekken 7, Street Fighter 5 e Dragon Ball. Poi facevano provare l'escape room, quel gioco lì tipo survival game dal vivo. E niente, vuoi aggiungere qualcosa te? Sì, che è la prima volta che ci andavo. Giusto. E secondo quanto mi avevi detto me l'aspettavo molto più piccola, e in realtà si è dimostrata, a parte appunto gli ampliamenti fatti, ma comunque pur essendo diciamo una fiera appunto molto sì. più di nicchia, insomma, rispetto magari a fiere più conosciute, si è dimostrata valida sotto vari punti di vista. C'è da dire che sì, gli stand comunque, insomma, bene o male sono sempre gli stessi della zona. Sì, esatto. Quindi non c'era niente di particolare, però comunque di gadget e cose varie ce n'era comunque. Sì, ce n'erano. Diciamo sì, che sì. Comunque come fiera di per sé ha tutte le caratteristiche, insomma, appropriate, giuste per una fiera. Diciamo che non mancava nulla. No, non mancava nulla, c'era la gara cosplay, l'area retro game, l'area videogiochi. Ecco, l'area retro game, l'area videogiochi era curata veramente bene, perché chi organizza la fiera sono gli Artigian Cab, che è un negozio di Pistoia che fanno cabinati su ordinazione e ovviamente li portano anche per le fiere di retro game, eccetera. Quindi da quel punto di vista è una garanzia. Sì. Comunque, poi, sì, c'è da dire che se uno vuole passare una giornata a divertirsi, secondo me questa fiera è l'ideale, perché alla fin fine si fa un giretto per gli stand, gioca un po' ai cabinati. Sì, poi c'erano parecchie famiglie con i bambini. Anche, quindi sì. Secondo me, insomma, era molto carina come fiera. Sì, una fiera sicuramente accettabile. Che consigliata per quelli che stanno nei dintorni. Sì, ovviamente consigliata per quelli che stanno nelle vicinanze. Insomma, le persone che stanno in Toscana è sicuramente super consigliata. Sì. Tra l'altro mi sembra anche più grande di Firenze Comics, quindi sicuramente chi ha l'opportunità di andarci può fare sicuramente un salto, anzi fa bene a farlo. Ora poi, mercoledì prossimo arriverà il video acquisti, degli acquisti che abbiamo fatto in fiera, quindi rimanete sintonizzati sul canale. Direi che il video sul Pistoia Non Solo Comics 2018 si può concludere qui. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, commentate, condividete. Se volete, iscrivetevi al canale. Un saluto a tutti e al prossimo video. Ciao ciao! Ciao!